Sapete tutti, posso dire, c'è una simbologia UIS che ormai è convenzionale in giro da 25 anni, e quando facciamo le restituzioni delle grotte dovremmo cercare di adeguarci alla simbologia UIS, anche se in effetti ci sono due o tre punti un po', diciamo così, discutibili, come discusso ampiamente in dettaglio in questo articolo che trovate su Speleologia 41, che discute la simbologia e le motivazioni e anche ha delle obiezioni su alcune scelte di questa simbologia. Poi vi invito a vederla, perché poi cioè, ci sono molti simboli, diciamo più che sufficienti per quasi tutti i rilievi che facciamo. E se mancano, bisogna, sì, mettiamo altri simboli, però bisogna metterli nella leggenda della cartografia. Le fasi del disegno sono, beh, potrei passare via, però prima si fa la poligonale, questa ve la fanno i programmi. Attorno alla poligonale e agli splay si disegnano i contorni, poi si comincia a fare i vari riempimenti. E si aggiungono i vari dettagli, e poi le scritte e tutto il resto. Più o meno è quello che fa Cisarvi guidandovi a disegnare sui suoi 6 livelli o 7. Io vedo ancora la slide schizzo e disegno. Ah, Danilo, hai sì. A cambiato? fasi, sì, a fasi del disegno, però si vede che mi stanno rubando la rete qualche malandrino a casa. Ah, vabbè, dunque, ma Sì, ecco, buongiorno. vabbè, non era molto essenziale, perché poi magari le condividiamo queste slide, così restano. Naturalmente il disegno si può fare a mano, e qui c'è l'esempio di come si faceva una volta a mano con righelle e goniometro, però adesso si fa tutto con programmi di disegno. Cesarvey, Ethereum, l'ho messo in grassetto perché, pur essendo il più ostico, è sempre il riferimento anche a livello internazionale dei programmi di disegno. Molto usato Inkscape oppure Illustrator, perché permettono di fare disegno a mano libera, e AutoCAD essenzialmente da chi ha un background tecnico. Il problema di Inkscape e AutoCAD è che non sono programmi, per cui nel momento in cui andate a chiudere un anello e dovete riarrangiare tutto, non so come fanno. Magari lo sa Susanna o Danilo, ma mi sembra che Danilo usi Cisarvey. Cisarvey invece è un programma di disegno per grotta, e aggancia il disegno della grotta alla poligonale, cioè a quella linea ideale che avete tirato con le battute, per cui quando questa tira dietro la modifica anche del disegno. Prima di passare alla cartografia, forse vuoi dire qualcosa, Danilo, sui Ah, programmi di disegno? sì, due parole, anche perché mi sa che stanno andando un po' lunghini, forse. Sì, Bisogna cerchiamo di facendo stringere. la cartografia, non so se conviene andare. Vabbè, poi vediamo. Tanto sì, due parole, due squami di disegno, ma proprio due veramente molto, molto rapidi. Che di disegno di dove sono proprio. Allora, spero che si veda la mia slide, dove c'è che diversa. Sì, io vedo ancora la mia. Allora, dunque, software
molto velocemente due parole proprio su quattro programmi che ha già accennato ancora adesso Marco. A prescindere da quello che pensiamo, da come la pensiamo, da quanti anni abbiamo, occorre comunque fare i conti con il nuovo modo di fare i rilievi e non dico di accettarlo, ma ecco, cercare di capire quali possono essere i punti deboli delle varie metodologie utilizzate, dei vari software che andiamo ad utilizzare. Nella schermata che dovrebbe vedersi adesso sono i programmi dove si vede una carrellata, i programmi per la gestione dei dati e i programmi per il disegno. Riuscite a vederla? Io no, ah, adesso sì. Sì, la vedo. Quindi proprio in elenco, proprio molto velocemente, c'è Compass, Visual Topo, Ethereum e C-Survey, sul quale spenderemo poche parole, due parole, 2 minuti. Programmi per il disegno, ritroviamo sia Ethereum sia C-Survey, perché gestiscono entrambi il disegno della grotta, e Inkscape, AutoCAD e Adobe Illustrator per un disegno, diciamo, separato dai dati stretti di poligonale che vengono gestiti appunto dagli altri programmi. Altri programmi che ovviamente suggerisco di avere è un banale un foglio di calcolo per fare due conti, perché quello non basta mai, tipo LibreOffice, ovviamente un GIS, qua c'è il logo di QGIS, che sono tutti quelli che vedete, sono tutti programmi liberamente scaricabili ed utilizzabili e open source. Girano, credo, tutti su tutte le piattaforme, su tutti i Vabbè, sistemi tranne operativi. AutoCAD e Adobe. Giusto, sì, AutoCAD, esatto, l'Illustrator, AutoCAD no, infatti l'ho messo piccolo. E C-Survey, che ha il grande limite di girare solo ed esclusivamente in ambiente Windows. Non è ancora stata rilasciata una versione per Linux, piuttosto Non lo che sarà mai. non lo farà mai. Se non c'è qualche anima che volesse farlo, ma non credo, forse No, sarebbe. non credo che Federico abbia tempo di farlo. Dunque, comunque sia, a prescindere dal programma che andiamo a utilizzare, dobbiamo cercare di settarlo per bene e cercare di utilizzarlo al meglio, perché qua faccio l'esempio banalmente di un laboratorio di testi che, se lo usiamo come una macchina da scrivere, è vero che alla fine ci produrrà il testo che abbiamo scritto, però non possiamo poi pretendere di fare delle elaborazioni piuttosto che delle formattazioni particolari, di cambiamenti massivi di dati, cioè ci troviamo un testo scritto, va bene e quant'altro. Lo stesso dicasi per i rilievi, quindi se lo facciamo con dei programmi che non sono specifici, quando andiamo a fare delle modifiche, ovviamente dobbiamo, un po' come facevamo quando si disegnava a mano con la china, andare a correggere e a modificare a mano le varie distorsioni che possono insorgere. Ripeto qua quello che ho già detto prima, perché è assolutamente fondamentale: i software non migliorano la qualità dei dati, ma sono utili per correggere eventuali piccoli errori e comunque organizzarli, verificarli e quant'altro. Però non viene migliorata ovviamente la qualità del dato, quindi fondamentale, ribadisco quello che è già stato sottolineato più volte: prendere dei dati di qualità buona, la migliore possibile, in grotta. Compass è un programma che è utilizzato da pochi, lo sta usando Leonardo Piccini per fare il lavoro notevolissimo sul core, che è quindi di mettere insieme un complesso importantissimo di 80, che anche quello di 70 km di grotta. È nato negli Stati Uniti per la gestione delle grandi grotte americane, quindi grotte da centinaia di chilometri di sviluppo, quindi su quello è, diciamo, assolutamente affidabile. Il grande problema è che, quanto ho capito, non gestisce, ad esempio, le sezioni, scusi, sì, le sezioni longitudinali. E inoltre all'inserimento dei dati in piedi, anche se c'è il sistema imperiale, c'è il sistema metrico decimale,
Quindi, comunque, ecco. No, tu li puoi inserire anche in metri, il fatto è che lui all'interno li memorizza in piedi. Li gestisce in piedi, ecco, però ecco, dai e dai, alla fine qualcosa si perde, quindi Però li puoi occupato. inserire in metri, nel sistema metrico, Ah, e ok. No, visualizzare nel sistema metrico. quindi nei programmi che andrò ad elencare poi dirò chi li utilizza, così se avete delle domande specifiche le fate a loro. Quindi se avete domande sul Compass vi rivolgerete al buon Leonardo, che è quello che credo conosca meglio. Che io sappia, non gestisce il disegno della grotta, quindi è un programma di gestione. Insomma, Non no, so le cioè, ultime versioni. no, allora, gli americani hanno cominciato con un programma Waltz che adesso è in declino perché lo sviluppatore non c'è più. Avevano un modo, facevano ancora, molto astruso per gestire il disegno con Compass, in che si interfacciava a Inkscape o Illustrator. Ah, quelle librerie che giravano, mi No, ricordo. no, più che No. librerie, cioè tu Compass ti permette di salvare la poligonale SVG. in un formato SVG su cui poi ci disegnavi e poi facevi continuamente saltare da avanti e indietro tra Compass e Illustrator. Ok. Vabbè, però comunque E non alla è fine. clean. No, non è comodo, lo ammetto, però gli americani usano cose del genere. Visual Topo, anche questo programma, credo sia uno dei primi programmi un po' strutturati usciti, ormai uscito da ormai un bel po' di anni. Anche questo non gestisce il disegno delle grotte, quindi è un programma, anche questo, molto potente, molto veloce nella gestione delle poligonali, un po' scarno anche come grafica, un po' si dice, forse un po' agile, ecco, per dirla in francese dall'utilizzatore. Ora Marco non mi toglierà il saluto, perché quindi se avete domande su Visual Topo le farete a Marco Arregio, che lo usa tuttora per il complesso della Carcaraia. Quindi voglio dire, non è un programma da buttare via, sicuramente funziona perché se lo usa da anni, e per un complesso così grande avrà le sue buone ragioni, ecco. Un altro ancora, Therion, che io ho iniziato a usarlo, poi l'ho abbandonato per diversi motivi, perché secondo me ha l'enorme limite della mancanza di un'interfaccia grafica per l'utente, in quanto, se vedete la slide, come potete vedere, sostanzialmente si tratta di file di testo, sia nella gestione dei dati, sia poi anche nel compilatore, che vanno scritti a mano dei comandi specifici. La gestione di disegno, come si vede nell'immagine in centro in alto, ottima, e anche questa nei programmi di disegno è fondamentale, la possibilità di importare gli sketch che noi facciamo in grotta, quindi i disegni che noi facciamo in grotta con la poligonale disegnata. Ritorniamo a quello che si è detto un'oretta fa ormai, quindi è importante anche disegnare, non anche, è importante disegnare la poligonale e i punti di caposaldo, perché importando lo sketch e dicendogli al programma questo è il punto 1, il punto 2, il punto 3 e così via, lo sketch viene deformato in modo tale che noi possiamo poi disegnarne in contorno, anche perché in grotta più o meno faremo dei disegni in scala e più o meno li orienteremo bene o male verso le misure che prendiamo rispetto all'azimuth. Quindi se finché prendiamo il nord-est, sud e ovest siamo bravi, ma quando ci sono delle misure intermedie andiamo un po' a occhio. Forse un difetto di Therion è che è abbastanza, come dire, ha bisogno di un investimento in tempo per impararlo, forse eccessivo, se non sei già un programmatore piuttosto che una persona che mastica di informatica o quant'altro, quindi forse questo è il suo grande limite. È la restituzione grafica che offre Ethereum,
mio avviso, ecco, è completa, molto completa, assolutamente, però non è accattivante forse dal punto di vista grafico, ma qua entriamo nel campo dei gusti, per cui lasciamo perdere. Ha il visualizzatore 3D come ormai praticamente tutti, e la possibilità di importare delle immagini georeferenziate, modelli digitali del terreno, come vedete nell'immagine qua in basso sulla destra, in modo da avere queste rappresentazioni 3D con l'interno e l'esterno della grotta, la forma delle montagne che contengono la grotta stessa. Quindi, se avete domande su Therion, la persona a cui fa riferimento stavolta è Marco Corvi. Ci Tanto non lo usa salve, ci nessuno, per salve. cui sono tranquillo. Ci Survey, diciamo l'ultimo arrivato, ma non in senso negativo, ma in senso temporale, grosso modo, insomma, ormai un po' di anni che gira, e negli anni ritengo sia cresciuto, lo sviluppatore, chi l'ha pensato e creato, Federico Cendron, che tra l'altro è una persona molto disponibile, suggerimenti e quant'altro. Ha una sala gestione appunto del disegno, quindi gestisce una mole di dati importante anche lui con una ragionevole leggerezza, però dovendo gestire anche il disegno ovviamente non può competere con altri programmi che gestiscono solo ed esclusivamente la poligonale. Quindi gestisce pianta e ovviamente pianta e sezione di entrambi, il disegno di entrambi. Il set di dati che vedete nella figura in alto a sinistra ha i colori, quindi divisi non soltanto per survey, ma divise per rami delle grotte che decidiamo noi a nostro piacimento e a nostro uso, il colore a cui affidarci e il colore a cui dargli, per poter poi avere un riscontro molto veloce e molto intuitivo di cosa stiamo facendo e di dove siamo. Ha al suo interno la possibilità di importare delle carte georeferenziate, quindi nella figura in basso centrale, quindi un interno esterno di grotta. Queste immagini georeferenziate possono essere appunto delle carte, dei pezzi di carte topografiche, oppure ci si può agganciare direttamente ai server WMS dove scaricarli online quando disponibili. Il suo visualizzatore 3D ha al suo interno un visualizzatore 3D, ma l'immagine che ho messo io è l'immagine del visualizzatore 3D, che è l'OCK, che è il visualizzatore di Therion, perché in realtà ci serve per fare i calcoli e altre cosine, usa Therion come motore. Alla fine, ecco, diciamo, il ventaglio di programmi che gestiscono i dati io lo potrei esaurire qua. Per quanto riguarda il disegno, l'ho già introdotti prima, la grandissima differenza che c'è tra un programma di rilievo che gestisce il disegno e un programma di disegno vettoriale, per quanto potente, quanto possa essere Inkscape, AutoCAD o Illustrator, è che Therion e C-Survey, quando noi andiamo a fare delle modifiche alla poligonale, perché? Perché una misura era sbagliata, o piuttosto perché abbiamo chiuso un anello, quindi abbiamo indotto una deformazione, perché comunque gli anelli non chiuderanno mai alla perfezione, ma ci sarà, come diceva Marco prima, ci saranno degli errori che poi siano accettabili o meno, è tutto un altro ragionamento, un altro livello di discussione. Ecco. Comunque, quando accettiamo queste chiusure, quindi la poligonale si deforma e il programma deforma automaticamente il disegno senza che noi dobbiamo andare a metterci mano. Ovviamente sto parlando di deformazioni non estremamente importanti, altrimenti ecco, bisogna comunque andare a vedere, andare a ritoccare. Quindi il grandissimo vantaggio di fare un disegno su un programma specifico come può essere Therion piuttosto che C-Survey, a mio avviso, poi è quello. C-Survey ha il difetto sulla stampa, mi sono dimenticato un paio di cose però, sulla stampa, che non stampa nella stessa pagina pianta e sezione assieme. Quindi, generando poi due PDF separati di pianta e sezione, se vogliamo metterli insieme, possiamo metterli insieme utilizzando per esempio
Inkscape, e a quel punto il gioco è fatto. Quello che mi sono dimenticato di dire di molto importante, almeno di Cisarvi, che ne parlo di più perché lo conosco di più degli altri, è la possibilità di avere per ogni singolo caposaldo, ovviamente a monte dobbiamo aver inserito, lo ribadiamo, i metadati, quindi data della sessione di rilievo e le coordinate almeno dell'ingresso della grotta, la possibilità di avere per ogni singolo caposaldo la coordinata geografica. E avendo questa coordinata geografica, in qualche modo noi possiamo bloccarlo. Quindi quando andiamo a fare delle chiusure degli anelli, ma ne parleremo penso più diffusamente nel prosieguo del corso, possiamo, tra virgolette, isolare determinati settori e andare a compensare eventuali errori soltanto in determinate zone. Detta in parole molto più semplici, forse. Diamo per buona una certa sessione di rilievo, un certo pezzo di poligonale e, tra virgolette, lo blocchiamo assegnandogli delle coordinate. Un altro pezzo di poligonale che riteniamo meno attendibile o comunque dove vogliamo distribuire l'errore, possiamo farlo. Quindi selezioniamo le zone dove andare a distribuire l'errore. Ovvio che questo si può fare solo ed esclusivamente con un programma di rilievo. Se noi disegniamo appunto la grotta con Inkscape, una volta fatto questo tipo di compensazioni dovremmo poi andarlo a ritoccare. L'utilizzo di questo tipo di programmi appunto dà la possibilità di avere delle visualizzazioni in tre dimensioni, oltre che della grotta stessa, anche di una pluralità di grotte. Questo è il lavoro che abbiamo fatto in Toscana, dove ci sono appunto le Alpi Apuane con le grotte che ci sono dentro, e come vedete dall'immagine, che spero si veda, la gestione di questo modello conta oggi quasi 100.000 tratte e 337 chilometri di grotte, quindi numeri veramente importanti. Quindi questi programmi ormai sono, diciamo, affidabili per la gestione di complessi molto estesi. Ecco, io avrei finito, se avete delle domande. Non la vediamo, però magari comparirà ora. Ma prima o poi, dai. La aspettiamo. Cosa? Eccola. Ma comunque anche il Visual Topo ti dà la possibilità di bloccare, cioè è abbastanza. No, bene. Nelle versioni precedenti fino a dove ero io, no. Ora sì. No, perché di questi programmi è che c'è dietro, cioè Visual Topo, nonostante sia vecchio, cioè datato, lo sviluppatore è una persona che ci lavora ancora e quindi fa questi come è la cosa in questi programmi che vengano cioè che siano costantemente aggiornati, ecco. Sì, concordo, no? Avere lo sviluppatore che ci lavora e poterlo contattare è un vantaggio non da poco. E per quanto riguarda appunto il discorso su Visual Topo, quando ti cambia la poligonale, ti prendi, ti stampi la poligonale e ti ridisegni rapporti le modifiche sul materiale, Però quello ti dicevo, che ogni volta che tu fai una modifica alla poligonale, piuttosto che fai delle compensazioni di errore eccetera, devi a mano andare a modificare il disegno su Inkscape piuttosto che su AutoCAD o su quello che usi. Non hai il warping automatico, ecco quello limite di sì. Poi in definitiva non è che c'è un meglio, un peggio, un buono e un cattivo. Alla fine quello che, almeno per quanto mi riguarda in questo corso, è riportare un'esperienza, che non è il verbo, è un'esperienza che cerca di evidenziare le problematiche che ho incontrato, le soluzioni che ho trovato, che magari non sono le migliori, magari poi col dialogo così ne usciranno fuori altre, anzi forse anche più efficaci. Bene. Sì. Qua, allora,
noi avremo qua Marco la Sì, ma cartografia che non so se andrà avanti o io fermarsi. farei solo le prime tre slide, lascerei perdere tutti i disegni. La cartografia, cioè, è importante perché alla fine quando fate un rilievo di una porzione di una grande grotta dovete poi darlo a quello che deve metterlo assieme, gli dovete dare anche la restituzione, cioè anche la parte di cartografia. Non dovete solo dargli i dati e gli schizzi, cioè dovete, gli schizzi sono in genere fatti male, poi quando si arriva a casa la sera stessa, o massimo il giorno dopo, si mettono in bella e si fa la cartografia, così si ha ancora la memoria fresca della grotta e se c'è qualcosa, e ci si ricorda quello che si è scritto, si capisce quello che si è, le note che si sono prese in grotta, perché se aspettate un mese o 2 mesi, non vi ricordate più quello che stavate facendo quando eravate dentro in grotta. Sulla cartografia, diciamo che gli studiosi sono molto carenti, non ci ho trovato documentazione, cioè non c'ho trovato, mentre sui programmi ci sono i tutorial sui dati, sui disegni, sia per disegno che per i dati, e sulla topografia ci hanno scritto dei libri, ci sono il giro dei libri, sulla cartografia c'è veramente poco e non c'è niente di organico che ho trovato. La cartografia, come la topografia, ha i suoi metadati. Qui li ho segnati tutti come se voi state facendo una grotta. In realtà, quando date il vostro pezzo di rilievo al cartografo che integra tutto, le cose importanti sono il nome della grotta e magari quello del ramo, i nomi dei topografi, la data in cui è stata fatta la topografia e il nome del cartografo che siete voi. Il mio modo di vedere è che la topografia è un lavoro, la cartografia è un'opera derivata da questo, e poi mettere assieme tutto nella mappa della grande grotta è un'ulteriore opera derivata. E qui ci andrebbe messa la licenza, però di solito come speleologi non mettiamo niente. Importantissimo sulla cartografia sono la scala e la direzione del nord, possibilmente geografico, il grado di accuratezza, la leggenda dei simboli, e poi di solito se fate una singola grotta ci potete mettere le coordinate del caposaldo d'ingresso, comprensivo del sistema di riferimento di queste coordinate, cioè dire di che cosa, come vanno letti questi numeri, la quota sul livello del mare del caposaldo ed eventualmente delle descrizioni integrative. Come nella topografia, anche nella cartografia si fanno delle scelte perché tutte dettate dalla funzione per cui viene fatta la mappa, la carta, detto che si usa il linguaggio sono la simbologia, quanti dettagli mettere, quali mettere, la scala con cui farla. E se fate una mappa di una grotta che poi deve essere pubblicata, anche la disposizione degli elementi sulla pagina. Però se si tratta di dare la cartografia del vostro rilievo a chi farà l'integrazione, questo è chiaramente meno rilevante. La cartografia, soprattutto, sei ancora fermo sui metadati, vedo Danilo. No, sono scelte cartografiche. Vabbè, allora io sono sui problemi che poi dopo anche la cartografia come la topografia ha i suoi problemi, anzi ne ha tanti di più, perché stiamo disegnando un oggetto tridimensionale usando delle viste un po' particolari. La pianta che è una vista dall'alto, la sezione sviluppata che è una vista lungo una cortina. Però la grotta ha anche degli incroci, per cui qualche volta la dobbiamo disegnare a destra, qualche volta dobbiamo girare a sinistra, e come sviluppare una sezione longitudinale è uno dei grossi problemi cartografici. E soprattutto quando si hanno a che fare grotte complesse, a un certo punto viene che la sezione di un gran pezzo della grotta deve essere girata. È qui che diventano utili i programmi dedicati proprio al rilievo come CSARVI o Derion. Un
Un grosso problema sono i rami che compaiono sovrapposti, come gestire le sovrapposizioni, ci sono varie metodologie, però entrerei poi nel discorso della cartografia se li affrontassi. Bene o male, sì, bisogna fare delle traslazioni, di solito si cerca di evitarle, però bisogna trovare un giusto compromesso tra traslazioni necessarie e altri modi di rappresentare l'informazione senza usare traslazioni, perché una traslazione aggiunge difficoltà alla lettura della mappa, alla lettura della carta. Poi un'altra cosa importante è la coerenza e la connessione, cioè dare degli elementi di connessione fra le viste e che ci sia coerenza fra le viste. La cartografia è fatta da più viste, essenzialmente tre punti di vista, le sezioni trasversali, quella longitudinale e la pianta, per cui bisogna fornire degli strumenti al lettore perché metta assieme, faccia una fusione delle viste in modo facile, e questo è fatto ci sono trucchi cioè trucchi, strumenti, diciamo così, modi per facilitare la connessione e soprattutto le viste devono essere coerenti fra di loro. Un problema della cartografia è che comunque resta una rappresentazione soggettiva e purtroppo questo dipende dalla esperienza, rappresenta come il topografo cartografo ha interpretato quello che ha visto la realtà che ha visto all'interno della grotta. Dipende da tanti fattori, dalla sua esperienza come cartografo, dalla sua esperienza, conoscenze di speleologia e delle materie affine alla speleologia, in particolare la geologia, per cui il fatto che riesca a riconoscere strutture geologiche, oppure che riesca a riconoscere elementi morfologici nella grotta, sono cose che si sviluppano con l'esperienza e studiando, facendo i corsi. Dico, in Friuli avete appena fatto un corso di morfologie per i pochi, quei due friulani che ci sono, che immagino sia stato molto utile. E poi anche diciamo, una volta con la luce ad acetilene si riusciva a vedere quello che si vedeva, adesso con i LED siamo più fortunati, abbiamo dei fasci molto potenti per cui riusciamo anche a distinguere meglio dettagli lontani. E comunque ci restano sempre delle zone oscure che non riusciamo a raggiungere con la vista e per cui non riusciamo a interpretare bene. Io non, nella slide che sto facendo vedere Danilo, sono un esempio di due rilievi della stessa grotta fatto in un corso da due allievi diversi. E qui, come vedete, c'è abbastanza differenza dall'interpretazione soggettiva dell'ambiente, Che delle misure. anche delle misure, sì. Io non. Finirei qui sulla parte di cartografia, così sulla cartografia ci sarebbe da fare un corso molto lungo, vero e proprio, per cui mi fermerei a questi accenni, anche perché ormai penso che abbiamo fatto tanto tardi, però se ci sono domande, altre cose, commenti, qualcuno vuole aggiungere qualcosa, ne parliamo. Li abbiamo ammazzati. Li abbiamo ammazzati. No, Susanna è ancora viva. No, ci siamo, con attenzione. C'è qualcuno che? No. Nessuno che vuole aggiungere qualcosa, vuol dire qualcosa della sua esperienza riguardo a quello che diciamo questo discorso molto generico che abbiamo fatto stasera. Parlo io con Sì. Anelli, io ho avuto più problemi a gestire
gestire gli anelli in sezione longitudinale. Sì. C'è quel trucchetto per distribuire l'errore che mi aveva suggerito Federico, ma non so se sia sì, è uno dei problemi, non l'ho messo. Gli anelli nella sezione longitudinale a volte si riesce a quasi chiuderli, quindi farli passare per chiusi. Molto spesso bisogna aprirli, e come aprirli è uno dei problemi cartografici, grosso problema cartografico, soprattutto per grandi grotte dove ce ne sono tanti e bisogna decidere come interrompere un anello in sezione, perché le interruzioni comunque, come le traslazioni, sono dei gap nella lettura, cioè sono dei salti dove il lettore deve fare mentalmente, deve mettere assieme le cose, non sono sulla carta assieme. Imparare a, cioè non c'è una soluzione definitiva, però anche questa, con l'esperienza uno impara modi per tagliare gli anelli in sezione longitudinale e modi per presentarli in modo che il lettore sia facilitato. Però, non l'ho scritto, ma avrei dovuto aggiungere proprio, soprattutto il taglio degli anelli nelle sezioni è una cosa molto, oppure anche un'altra cosa dei problemi è quante, non l'ho messo, quali sezioni trasversali mettere e quali non mettere, perché non mettere troppe sezioni trasversali appesantisce la lettura, metterne troppo poche non chiarisce la morfologia, per cui tutte le sezioni che magari si prendono quando si fa la topografia bisogna sapere, decidere quali mettere e anche come metterle, come presentarle nella cartografia. Fare la cartografia, ho detto, è una cosa che di solito viene data per scontata nei corsi di rilievo, invece io penso che sia una cosa molto difficile e su cui i corsi dovrebbero, ci dovrebbero essere dei corsi apposta su come presentare, non c'è una soluzione definitiva, le soluzioni che sono state adottate, che vengono adottate per presentare la carta delle grotte in modo che siano più facilmente leggibili. Sì, entriamo molto nell'ambito del soggettivo, però effettivamente se tu guardi certe mappe di grotta, alla fine ti accorgi che ci sono molte soluzioni e alla fine uno, un bravo cartografo, acquisisce un bagaglio di soluzioni e ovviamente fa delle scelte quando fa una mappa, una carta, però ha questa, diciamo, questo bagaglio di strumenti nel zaino, nel sacco da cartografia, diciamo. Bene. Altre note, osservazioni? No, nient'altro. Ciao Marco, sono Anna. Non è che dormiamo, è che ci avete dato tante cose. Io sono molto contenta. Io direi... devo scoprire e capire i programmi. Io sarò curiosa di cercare il survey per fare diversamente di Mark. Ecco, allora se vuoi fare diversamente di Mark, usa anche Compass invece di Visual Topo. Compass, sì. Se vuoi fare proprio diverso da Mark. Non lo so, mi sembrava sì. No, Compass in realtà è usato in Lombardia, Danilo, giusto per dire un altro posto dove lo usano.
la banca dati della Spelugia Lombarda e su Compass. Ma invece la Grigna? La Grigna su Compass, appunto. Sì, è tutto, ok. E tutte le grotte della Grigna è un grande progetto Compass con questo migliaio di passagrotte. Mentre i disegni sono essenzialmente in cesario. Una volta erano fatti a mano, per cui erano delle immagini, qualcuno resta ancora a mano, quelle poche che tengo io, che ho fatto io, sono in PDF, sono in Therion, e la maggior parte invece sono in cesario, perché le fa Andrea, e le fanno Andrea e Felicita. Sono i nostri due cartografi irrefrenabili, nel senso che buttano fuori un rilievo al giorno, se potesse. Ma per il complesso meglio utilizzare lo stesso programma tutti, no? Prego? Su uno stesso, un unico complesso meglio avere lo stesso... Ah sì, su un unico complesso, no, a parte che è possibile, cioè in realtà si può trasferire da un programma all'altro, cioè si può, i dati sicuramente, sì. I dati è molto facile trasferirli da un formato all'altro, Visual Topo, Cesarvey, Therion, Compass, alla fine hanno tutti i formati testuali di dati, anche se poi sono codificati XML, alla fine è un formato testo. I disegni un po' meno, i disegni ovviamente chi fa l'integrazione del complesso dovrà comunque ricalcarli se non sono nel suo formato nativo, e anche se sono nel suo formato nativo non so, poi dipende come uno fa a integrarli. Per quanto riguarda Cesarvey c'è la funzione di rilievi collegati, quindi tu colleghi n rilievi quanti ne vuoi ad un rilievo base, diciamo così. Sì. E quindi praticamente si importa anche il disegno. Per la pianta tutto funziona, ovviamente, perché poi vengono distribuiti per bene sulla base delle coordinate degli ingressi che sono assegnati. Ovviamente sulla sezione, quando c'è tutta sta roba, si sovrappongono e viene un po' un casino. La sezione longitudinale è sempre... Sì. Molto spesso quando si integra, soprattutto... Se uno vuole fare le cose bene, se integra grandi pezzi, comporta un ripensamento, a volte anche profondo, della cartografia. Purtroppo c'è Flauta che vuole aggiungere qualcosa. Parla, prego. Sì, mi ero scordata. Prima parlavi del avere più capisaldi di collegamento proprio quando tu importi magari un sì. Secondo ramo di una grotta. Io ragiono su Cesarvey, ho un rilievo dell'ingresso, aggiungo in una seconda sessione un ramo laterale e gli do un punto di un caposaldo comune. Tu suggerivi di mettergliene di più. Per mia esperienza, allora, su Cesarvey, se io gli do più di un punto in comune, mi va in parte. Sì, no, mi hai frainteso. Io suggerivo di fare il rilievo con almeno un paio di capisaldi, proprio per facilitare chi fa l'integrazione a riconoscere come il tuo rilievo va a posizionarsi con quello che ha già fatto, perché c'è un pezzettino che si sovrappone.
è chiaro che poi un farà coincidere un solo caposaldo e l'altra battuta la userà, la dichiarerà come battuta da non tenere in conto nella statistica. Però gli serve, come quando fai gli Atlanti, come negli Atlanti, che c'è un po' di sovrapposizione fra una pagina e l'altra, proprio per far capire come la mappa di una pagina va a continuare in quella successiva. E in questo modo aiuti chi fa il rilievo complessivo a capire come a disegnare, a mettere insieme i disegni. Perché se non fai così c'è anche il rischio che lui arriva in caposaldo, tu parti da quello e magari c'è un pezzo di disegno intorno a quel caposaldo lì che manca. Ho capito, sì sì, no, ma avevo frainteso quello che dicevi. Perfetto, sì. Ok, perfetto. Bene. Daniele, se tu vuoi dire qualcosa, forse come conclusione, che dopo 3 ore e 10 potrebbe anche essere il caso. No, sì. Se hanno retto tutto questo tempo, bene. E, no, io posso che ringraziare loro per aver partecipato, voi intendo Marco e Danilo, per aver dato questa grande conoscenza. E niente, diamo appuntamento l'11 di settembre, stessa ora, verrà inviato il link, se non siamo lo stesso, questo poi ci penserà a Susanna, e poi insomma rivederci il prossimo la settimana successiva di persona e non dietro uno schermo. Di nuovo grazie a tutti. Grazie a voi. Va bene, ciao a tutti allora. Quindi sì, possiamo salutarci. Buonanotte a tutti. Ciao, grazie.